Ton ton ton, sono tornati gli Squid Game, i giochi più spaventosi del mondo. Semplicemente perché se non riesci a superare un minigioco, muori. Sì, esatto, hai capito bene, oggi rischieremo molto, rischieremo tantissimo, rischieremo infinitino. Siamo su Squid Game Run 3D e il nostro obiettivo è quello ovviamente di riuscire a completare tutti quanti i livelli. Mamma mia, che paura! Ecco cosa succede a chi si muove a un 2-3 stella. Un 2-3 stella. Io sono fermo, io sono fermo, io sono fermo. Mamma mia ragazzi, che ansia, guardate, li stanno colpendo tantissimo. Uno è già arrivato, ti prego, ti prego, ti prego. No, mamma mia, guardate quanto fa paura. Un 2-3 stella. Ok, sono arrivato, sono arrivato. Livello 1 completato, signori. Già sto avendo un'ansia a dir poco incredibile. E partono le pubblicità di fare le facce delle persone. Mamma mia, non vedevo l'ora. La tua stupida faccia di Spider-Man te la disegni da solo, non te la voglio fare io. Attenzione, perché dal livello 1 siamo andati direttamente al livello 3. Il livello 2 non esiste, va bene. Io scelgo questo qui. E oh no, aspetta un secondo, devo ritagliare il biscottino. Ma cosa sta succedendo? Piano, piano, ho solo 20 secondi a disposizione. Mamma mia, che rischio. No, no, c'ho troppa paura. C'ho troppa paura. 13 secondi, devo andare più veloce. Devo andare più veloce, devo andare più veloce, devo andare più veloce. Sbrigati, sbrigati, 8 secondi. 7, 6, 5. Fatto, 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 fatto. Squid Game completato. Mamma mia, raga, che paura. Mamma mia, 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 che paura. No, sto avendo troppa paura. Ma no, ma questo è il gioco proprio Squid Game. Allora, ora ti faccio vedere io. Vieni qua, ti butto a terra. Ah, sì? Tu ti metti davanti a me? E allora spostati, stupido nabbo. E allora adesso ti faccio vedere. Oh, ciao, bello. E arriviamo all'arrivo. Mi raccomando, forse anche io ti lascio un mi piace in questo esatto momento per un nuovo video di Mattiz Games. E iscrivetevi al canale. Oh, dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti qua. Ancora non siete iscritti? Fatelo ora. Non abbiamo nemmeno 100.000 iscritti per un canale così figo. Grazie a tutti del supporto, ma ora lasciatemi concentrare perché è tutto vero. È il momento del tiro alla fune e siamo a livello 5. Quindi i livelli sono dispari praticamente. Abbiamo fatto 1, 3 e 5. Questa cosa non ha un minimo di senso. Però vabbè, andiamo avanti. Allora, devo riuscire a tirare i nemici dall'altra parte. Noi facciamo parte della squadra verde. Oh no, 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 no. Resisti, resisti, resisti. Resisti. Ok, ne abbiamo fatto cadere uno. Ne abbiamo fatto cadere uno. Continua a tirare, ne è caduto un altro. E let's go. Mandatevi a fare un bagnetto nel fiume, piccoli scorsetti, che abbiamo vinto noi, il team di Mattiz, i campioni. E questo che cavolo di gioco è? Ehi, aspettate un secondo. Ah, tra l'altro livello 6. Questa volta dal 5 non siamo andati al 7, ma siamo andati al 6. Ma non capisco cosa devo fare. È l'arrampicata? Ah, ok, devo semplicemente fare in questo modo. Oh, oh, ma c'è la gente che scivola. Ma c'è la gente che scivola perché la parete è scivolosa. Oh no, no, mi sta battendo il tizio con la maglia rossa. Ok, è scivolato anche lui. Coraggio, 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 coraggio. Sali, 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 sali. Non devo arrivare alla barra rossa se non rischio di scivolare. Dai, mancano 5 secondi. Mancano 4 secondi. 3, 2, 1. All'ultimo secondo. Che fortuna. Oh mamma mia. Ma questi giochi sono bellissimi. Sono fatti benissimo. Ok, adesso devo riuscire a lanciare nel buco le nostre biglie. Vediamo se ci sono riuscito. Non ci sono riuscito. Va bene, ci riproverò allora. Ma porca ladra, che volo. Allora, calmi, 1, 2, 3. Vai. Dai. No, di quanto? Ne devo buttare almeno una, ne devo buttare almeno una. Ti prego, questa entra. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mi erano rimaste solamente due biglie. Comunque, bisogna dire una cosa. Quanto cacchio fa paura quel tizio con gli occhiali neri. Cioè, guardatelo. Mi mette un'ansia incredibile perché appena aperto subito, sang, strangolato. Ma noi invece ce l'abbiamo fatta e dobbiamo giocare il percorso a ostacoli. Allora, io credo che devo andare solamente sui vetri verdi. Quindi destra, sinistra, sinistra, destra, destra. Ok, molto easy. Ok, allora adesso si tolgono ma io clicco sinistra. Poi mi ricordo che è sinistra. Poi vado a destra e poi a sinistra. Sono uno stupido. Sono un nabbone incredibile. Mi sono confuso. Ma non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Allora, destra, destra, sinistra, destra, destra. Adesso non possiamo sbagliare, eh. Destra, sinistra, destra, destra, avanti. Ok.
Mamma mia, ma come ho fatto a sbagliare prima? Ma quanto sono scarso? Come ho fatto a sbagliare prima? Vabbè, vabbè, andiamo avanti, nessun problema. Nessun problema, perché qui è il momento di aggrapparsi a un palo e devo salire. Oh, 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 ma è difficilissimo. Ho 25 secondi, ma sono tantissimi 25 secondi. Quanto è alta questa corda? Anzi, no, questo palo della luce. Mamma mia. Oh no, aspettate un secondo. 14. Vabbè, dai, ma è facilissimo. Ma è facilissimo. Mi sono avanzati 9 secondi. Cioè, ma chi è il campione? Se sta cosa la facessi nella vita reale, io non farei nemmeno un pezzettino, per quanto sono scarso. Invece nei videogiochi me la cavo bene. Finding players. Ma perché questo gioco è online? Non lo so. So solo che siamo ripartiti. Oh! Mamma mia! Quanti ne ha fatti fuori? Vai, 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 vai. No! No! Sono stato colpito! Che volo che ho fatto! Ok, ok, ci riproviamo. Ci riproviamo. Oh, sono stato davvero scarso. Sono stato davvero un buccio uccio. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Cerchiamo di andare con calma, perché tanto abbiamo 40 secondi. Guarda come sparano. Guarda come sparano. Guarda che cattiveria. Guardala. Dai che arrivo primo. Oggi voglio arrivare primo. Oggi voglio arrivare primo, signori. Devo arrivare primo, devo arrivare primo, devo arrivare primo. Stop. Ok. Voglio essere il primo a toccare quel traguardo. No! Mi hanno fregato! Uffa, vabbè, vabbè. L'importante è che siamo arrivati. Però non è giusto. Volevo arrivare io primo. Attenzione, perché siamo a livello 12 e ora le cose si complicano. Vediamo cosa pesco. Di nuovo la stella. Ok. Molto bene. Iniziamo a tagliare. Super veloci. Ma sto diventando il campione degli Squid Game io, Sto diventando... Mi state prendendo in giro. Mi state prendendo in giro. Ma non è vero. Ma non è vero. Dai. Ma come ho fatto a per... Basta, rivoglio la stella. Ora ti faccio vedere io. Sì, 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 sì. Adesso ti faccio vedere io. Dobbiamo essere più calmi. Dobbiamo sempre tenere la barra verde. Vai. Tieni la linea verde. Tieni la linea verde. Concentrati piano. Ci abbiamo ancora 10 secondi. Adesso un po' più veloce. E lo completa così. E lo... Ma scusate, ma i livelli sono tutti uguali adesso? Sapete cosa vi dico? Io direi di passare al prossimo Squid Game 3D. Prossima Squid Game Challenge. Oh, oh, oh. Ok, ok, sto recuperando. Stavo dicendo, prossima Squid Game Challenge. Stavo già per perdere, qui bisogna cliccare super velocemente. Vai, vai, veloce, veloce, veloce. Devo completare anche questo gioco. Sì, sì, sì. Buttali tutti sotto, buttali tutti sotto. Dobbiamo completare anche questi Squid Game. Voglio completare tutti gli Squid Game che esistono nel mondo, tranne quello nella vita reale, sinceramente. Sì, quello non mi piace per niente. E vittoria per noi. Woohoo! Vittoria per noi. E parte una pubblicità incredibile. Prossimo livello, vediamo un po'. Oh mamma mia, l'avete vista la bambola? L'avete vista la bambola? Che paura, che paura. Ok, green light, green light. Ma dove sto andando? Ok, ok, devo andare dritto. Stop, red light. Mamma mia, raga, sono ultimo. Sono ultimo. Oh, io sono il ragazzo con i capelli rossi, ovviamente. Mamma mia, che paura. Ma io posso andare... Ok, vado, 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 vado. Avanti, 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 avanti. Green light, red light, attenzione. Ma io posso muovermi? No! Sono stupido, sono stupido, sono... Perché l'ho fatto? Ok, però intanto mi ha fatto andare avanti. Anche se io ho perso la 1, 2, 3 stella challenge, mi ha fatto andare avanti. E adesso mi tocca ritagliare questo biscotto. Oh, che fortuna. Ok, vai, taglia piano, piano. Mamma mia, che ansia. L'ho rotto? Ma come l'ho rotto? Ma com'è possibile? No, ma sto gioco è troppo difficile, non ce la faccio. Eppure il triangolo è tipo il più semplice che ci sia. Oh no, 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 non ce la faccio. Allora, calmi, calmi. Allora, vediamo che devo fare. Ah, vado più piano. Vado più piano, Ok, piano, ottimo, si è spezzato un pe... Ma perché muoio? No, io sinceramente non sto riuscendo a capire per quale motivo sto morendo. Non riesco a capirlo. Allora, devo andare più piano forse? Piano... E si rompe! No, vabbè, sentite. Prossimo livello. Sì, lo so, sono un vergognoso giocatore. Cioè, non ho superato il livello, ma comunque sto andando avanti. Sentite, non rompetemi le scatole. Sti livelli sono troppo difficili. Cioè, guardate, guardate, non mi dice nemmeno dove devo saltare. Destra? Ok, sinistra.
Ora ancora sinistra, poi destra. E invece ad indovinare le cose sono molto bravo però, guardate che non mi ha detto nemmeno dove dovevo saltare. Sono andato completamente a caso. Beh, questo me lo sono meritato. Questo me lo sono meritato, ma attenzione perché c'è di nuovo il tiro alla fune. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Mamma mia, vai, tira, tira, tira. Vabbè, sto diventando un campione. Guarda, col mio dito che faccio così. Solo un dito, questa mano non la sto usando nemmeno. Guarda, sto vincendo senza usare la mano. Oh sì, tanto me ne basta solo una perché sono troppo veloce. E vai, festeggiate amici miei perché avete vinto. Di nuovo. Ok, allora, adesso non voglio sbagliare. Adesso lo devo vincere. Prima, ragazzi, abbiamo perso l'1, 2, 3 stella di questo Squid Game, Abbiamo perso l'1, 2, 3 stella. Questa volta non possiamo permetterci di fallire. Guarda lì come colpiscono le prede i nostri avversari. Io invece vado avanti perché abbiamo ancora 1 minuto e 3. Sono primo. Red light, stop. Ok, ok, sono fermo. Nessuno mi può prendere. Tra l'altro io ho il cappello rosso, avete visto? No! Io ho cliccato per sbaglio col dito sullo schermo. No, questo lo devo completare, non me ne frega niente. Cioè, ma vi pare che io non posso completare un gioco del genere? Ma vi pare che io non posso completare un 2-3 stella? Cioè sono il campione Mattiz, il campione dei videogiochi. Vi ricordo che l'obiettivo di Mattiz Games, di questo canale, è proprio quello di completare qualsiasi gioco esiste nel mondo, anche i più stupidi e in questo caso anche i più spaventosi. Ad esempio Squid Game, ce la devo assolutamente fare. Vai, 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 avanti, avanti, avanti e stop. Ok, questa volta sto andando bene. Sono molto indietro, quindi rischio di non farcela per il tempo. Ma secondo me tutto andrà per il verso giusto, perché adesso è green light, luce verde. Vai, vai, non fermarti, non fermarti, non fermarti. Stop, ok. Siamo vicini a quella bambola bruttissima malefica. Adesso ti faccio vedere io. Adesso ti faccio vedere io. Green light, vola, 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 vola. Stop, ok, non siamo ancora arrivati. Non siamo ancora arrivati. Quello è morto letteralmente davanti all'arrivo. Ma questi sono solo dettagli. E adesso tocca a noi. Vai, 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 vai. E siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo completato anche questo. Ed eccoci tornati a noi finalmente. Ora io cosa dovrei fare qui? Cosa dovrei fare che non sono capace? Cioè non mi spiegano niente, non mi fanno nemmeno il tutorial. Io non lo so cosa devo fare, non so perché mi si rompe il biscotto. Allora, io sto andando dritto e si rompe. Vabbè, sapete che vi dico? Prossimo giochino è Squid Game. Lo ammetto, questi Squid Game iniziano in modo abbastanza spaventoso. Sì, esatto, sto facendo un percorso stranissimo e devo cercare di non prendere le trappole che sono tantissime. Ok, stiamo attenti, stiamo attentissimi. Oh mamma mia, che paura. Oh, che paura. Oh no, c'è il boss finale. Il boss finale, Charles. Ora ti faccio vedere io. Ciao bello, è stato un piacere conoscerti. Ok, inizia in modo molto strano questo Squid Game. Oh, ma adesso mi sembra di riconoscerlo. Porca miseria, guardalo, guardalo. Oh, 1, 2, 3 stella elettrico. 1, 2, 3 stella elettrico. No però, non me l'aspettavo. Mamma mia se non me l'aspettavo. Questo è uno Squid Game evoluto. Ti dà direttamente la scossa elettrica quel personaggio. Guardalo, guardalo quanto è cattivo quando esce da quel palo della luce. Guardalo quanto è cattivo. Ok, ok, 18 secondi. E Mattiz arriva, è il campione. Oh, se riusciamo a vincere anche questa è tripletta di Squid Game in un video, Vai così, vai così. Vai, sfidami, sfidami, stupido Charles. Ora ti faccio vedere io. Ok, ci risiamo. Vediamo un po'. Allora, così. Piano, piano, piano. Ok, questa volta ce la sto facendo. Sicuramente è molto più facile dello Squid Game di prima. Devo stare molto attento però perché rimangono 19 secondi. Però qui è un punto molto delicato. Adesso posso andare un po' più veloce. Ok,
Oh, yes! Livello completato per noi! E vai così! Ma perché c'ho il triangolo in testa? Non lo so. So solo che... siamo in cima dei grattacieli! Ed è iniziato il tiro alla fune! No, in cima dei grattacieli però è spaventosa come cosa, perché chi cade, beh, muore! Ok, ok, però stiamo riuscendo a tirare benissimo. Stiamo riuscendo a tirare benissimo. Vai, fagli vedere chi sei! E fagli vedere chi sei, Mattison, s'il vous plaît! E vai così, Mattisone! Oh, 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 gioco delle biglie, gioco delle biglie. Dobbiamo centrare il buco. E mamma mia, se ho tirato male, oh. Dobbiamo andare un po' più lontani. Questo è perfetto, questo è perfetto. No, ma tanta, no, ho buttato la sua biglia dentro. Sapete cosa significa? Che se non butto anch'io una biglia dentro, ho perso. Ok, calmo, 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 mantieni la calma. Mantieni la calma, dai. No, ma che schifo di tiro è. Ma che schifo di colpo è. Più forte, ti prego, ti prego, ti prego. Entra, entra. No, è uscita. Oh no, quindi adesso cosa succede? Ah, ho l'ultima. Oh, l'ultima. Forse ho tirato troppo piano. Forse ho tirato troppo piano. Ah, ti prego. No, abbiamo perso. Uffa, però. Aspetta. Eh no, però, stava cadendo la biglia. Vabbè, comunque ci ha fatto andare avanti. Prossimo livello per noi, anche se ho perso. Sì, lo so, questa cosa non ha senso. Allora, è destra, 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 sinistra, destra, destra. Ok, in questi giochi di memoria sono bravissimo a ricordarmelo. Il problema è sempre con le biglie. Cioè, avete visto con le biglie prima come ho perso? Io non voglio perdere con le biglie. Attenzione, un'altra sfida con il boss finale. Questa volta però è molto più complicata, perché c'è un muro davanti a me. Per quale motivo c'è un muro davanti a me? Lo devo distruggere. Ok, non ci sono problemi. Distruggo tutti i muri che volete. Mamma mia, adesso sta diventando davvero difficile però, eh. Molte più trappole rispetto a prima. E c'è sempre lui alla fine con la sua ammazzata baseball. Beccati questo. Sting, ding, 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 taratando un bam bam, bra bim bom bim bom bau. Ciao bello. Ma dai, ma sconfiggere i boss è una cavolata unica. Uso solo una mano poi, e non clicco con due mani. Cioè, è proprio easy. Easy come questo. 1, 2, 3, stella. Ok. 1, 2, 3. Ok, ricordiamoci che questi Squid Game non li abbiamo ancora completati, perché ci manca il gioco delle biglie. Sì, mi sono letteralmente fregato da solo prima nel gioco delle biglie. E adesso il nostro obiettivo è arrivare di nuovo lì, perché voglio riuscire assolutamente a vincere il gioco. Vabbè, l'1, 2, 3 stella ormai lo sappiamo, siamo dei campioni. È troppo facile per noi. Il problema appunto sono gli altri livelli. Allora, vediamo cosa ci esce qui. Ti prego, non niente di... Oh, l'ombrello! Oh no, l'ombrello no. L'ombrello è la forma più difficile da ritagliare. Allora, calmo, calmo. Devo fare pianissimo, ma allo stesso tempo velocissimo, perché sennò non faccio in tempo. Ok, 17 secondi, sono ancora a metà. Sono ancora a metà, mi devo dare una mossa. Mi devo dare una mossa. Ok, 10 secondi. 8, 7, 6, oh no, sì, 5 secondi, a 5 secondi dalla fine, e mettiti questo ombrellino in testa, bravo, fai bene. Ma a cosa servono? Oh, 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 sto perdendo il tiro alla fune, sto perdendo il tiro alla fune. Stavo per cadere di sotto, avete visto l'animazione? Che paura, che paura. Ok, vai, andatevene via. Dopo il grande recupero di Mattiz, non potete fare altro che perdere. Non potete fare altro che perdere. E cadete tutti di sotto. No, adesso però arriva il momento peggiore. Arriva il momento più difficile di tutti. Mamma mia, che ansia. Ok, tocca a me, tocca a me. È il mio turno, è il mio momento. Ce la dobbiamo fare, signori e signori. Lancio della biglia. Dove cavolo ho tirato? Ma dove cavolo ho tirato? Più piano. Lancio della biglia, calmo. Calmo. Ok. Oh, di pochissimo. Aspetta che sta cadendo. Aspetta che sta entrando. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo riuscire a farla andare. No, ho tirato troppo piano adesso. Non mi dite che non ce la faccio di nuovo, eh. Non mi dite che non ce la faccio di nuovo. Vai, spingi la biglia. No, non l'ho spinta più forte. Ok, stavolta ho tirato perfetto. Stavolta ho tirato benissimo. Non ti fermare. Sì, ce la
l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta e finalmente l'animazione della vittoria! E con questa direi che abbiamo completato tutti gli Squid Game possibili ed immaginabili. Quindi non potete fare altro che cliccare sui video che sono comparsi in questo momento sullo schermo. E noi ci vediamo nel video che cliccherete, Shadow!